Allora, oggi, diciamo così, in parallelo al percorso che stiamo facendo sul lato dello sviluppo e integrazione, no, di sistemi informativi via web, inizio ad aprire l'altro argomento che avevo, diciamo così, accennato quando ho introdotto il corso, in cui raccontiamo da un punto di vista più informativo, più teorico, quindi meno tecnico, cioè non c'è da programmare su questo, una tipologia di sistema informativo che non è stato trattato, no, nei vostri corsi precedenti, che sono, però stanno assumendo una certa importanza, che sono i sistemi informativi per la gestione della conoscenza, no? Per la gestione delle informazioni, per la gestione dei documenti, quindi in generale si parla di sistemi di gestione della conoscenza, di knowledge management. Questo percorso lo facciamo partendo dal basso, partendo da che cosa vuol dire innanzitutto codificare, no? Rappresentare la conoscenza, quindi ci allarghiamo un attimino un po' di più sul piano teorico per questa, diciamo così, set di slide, perché tutto sommato stiamo pensando, se parliamo di conoscenza, è un concetto che normalmente è nella testa delle persone. Se vogliamo fare in modo che un sistema informativo sia in grado di gestirlo, è necessario in qualche modo codificarlo, standardizzarlo e anche, se vogliamo, un po' limitarlo, cioè non possiamo pensare di fare cose, far fare a una macchina le stesse cose che potrebbe fare una persona o un gruppo di persone. Però si sta cercando di applicare anche il dominio, no, e sono molte, sempre di più, le imprese che gestiscono conoscenza e non processi necessariamente industriali, e quindi bisogna in qualche modo riuscire a inventare le modalità per gestire e trattare questi processi, no? Di laboratorio della conoscenza. Conoscenza finora l'ho usato come termine generale non definito, poi poco per volta cercheremo di, no, avvicinarci a ciò che significa. Quindi dicevo, un percorso che parte dal basso, cercando di capire cosa vuol dire rappresentare la conoscenza. Nel nostro contesto specifico, non mi lancio sicuramente a far filosofia, anche perché non ne sarei in grado. Dopodiché vedremo, una volta che abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, no, qual è, diciamo così, la controparte tecnica di ciò che stiamo parlando, vedremo brevemente quelli che sono i flussi, cioè le operazioni possibili, che cosa ci posso fare, o meglio, che cosa ci potrei fare, ma soprattutto che cosa sono capace a fare oggi, che cosa la tecnologia permette di fare oggi. Butto solo lì alcuni flash, la classificazione, la ricerca, la classificazione automatica oppure manuale, la gestione dei workflow documentali, sono tutte operazioni, se vogliamo, flussi di alto livello che si basano sulle rappresentazioni di, chiamiamole più di basso livello, anche se concettualmente sono abbastanza astratte, che cominciamo a vedere oggi. Quindi rappresentazioni, secondo i passi, no, i tipi di operazioni, più o meno cercando di fare una carrellata di ciò che si può fare, si sa fare oggi, in contesti chiusi, in contesti aperti, quindi su documenti di tua proprietà oppure su documenti più ampi, ad esempio informazioni presenti su internet. Tanto per inciso, adesso nel campo del marketing è molto forte questa esigenza, no, di riuscire a capire, in parte a capire, in parte a influenzare, no, ciò che si dice su internet a proposito dell'azienda, a proposito del prodotto. Questi non sono dati, non sono numeri, sono informazioni, sono conoscenze, sono messaggi e quindi in qualche modo si comincia a cercare di essere in grado di elaborarli. E poi alla fine del percorso cercheremo di vedere quelle che sono, anche qui abbastanza rapidamente, le categorie principali di prodotti. Cioè, mentre sui sistemi informativi per la gestione della produzione sai cos'è un ERP, sai cos'è un MRP, sono ben definiti, sono, diciamo così, prodotti che emergono da uno standard di best practice. Nel campo della gestione della conoscenza o dei documenti, sì, ci sono alcuni prodotti, sono meno definite, no, i confini tra questi prodotti nuovi, perché siamo in un campo ancora abbastanza in evoluzione, i cui confini sono ancora sfumati. Però cercheremo di vedere, anche orientarci in quelle che sono le sigle di mercato per i prodotti di questo genere. Quindi questo è un percorso che chiaramente ci porterà via un po' di ore, ma alla fine dovremo, spero, avere una visione sui sistemi informativi, non solo appunto per la gestione della produzione, ma anche per la
diciamo così, adatti a quella che possiamo chiamare le aziende che lavorano nell'information society, essenzialmente, non nella società dell'informazione. Va bene, fatta questa introduzione, partiamo, diciamo, dal livello più basso. Un po' una deviazione, una lunga parentesi, ma poi ci tornerà sicuramente utile dopo, no? Quando andremo a costruire sopra. Allora, io parto da questo concetto. Noi parliamo di conoscenza, parliamo di informazioni. Le informazioni sono spesso contenute dentro un documento. Questo documento, immaginatevelo un file Word, un file PDF, un set di slide come potrebbe essere questa, una pagina web, il post di un blog, un filmato, una registrazione, una brochure. Sto cercando di immaginare, no, tutte le forme, no, di contenitori di informazione a cui siamo abituati. Posti, luoghi in cui ci sta dell'informazione. Anche un libro, anche se lì diventa più complicato per il volume. Allora, noi chiameremo risorsa, no, per essere generici, qualcosa, ciò che contiene il contenuto. No? Quindi, di fatto, una risorsa è caratterizzata principalmente da un contenuto. E poi ogni risorsa è caratterizzata ovviamente da un suo formato, cioè il video è una cosa, il libro è un'altra cosa, e una pagina web è una cosa ancora diversa, dal punto di vista del formato e delle modalità di accesso. Noi abbiamo la pretesa, no, di cominciare a immaginare dei sistemi informativi che siano in grado di gestire delle risorse informative, che contengono delle informazioni, in senso lato, senza dipendere troppo da che cosa rappresenta quella risorsa e da qual è la sua struttura interna, perché altrimenti staremmo facendo un sistema informativo verticale, specifico. Provo a fare un esempio: se la risorsa è un file Excel che contiene le informazioni sul bilancio 2011 di un'azienda, un sistema informativo lavorerà non con quel file, quel documento come un'entità unica, ma lavorerà con le singole, capendo, diciamo così, usando le singole voci di quel bilancio, un sistema informativo gestionale, amministrativo. Quindi in quel caso non sto lavorando con la conoscenza, sto lavorando con i numeri, anche se dentro ci sono scritte delle parole, ma non sono le parole che interessano, no? C'è un significato intrinseco di quei numeri che il sistema informativo capisce e gestisce in un certo modo, no? Non cambia la colonna entrata con quella delle uscite. A questo caso stavamo pensando a un sistema informativo che capiva il contenuto, che era pensato per gestire quel tipo di contenuto lì, in quel formato specifico. Noi stiamo cercando adesso di fare un passo oltre, una cosa diversa. Risorse non necessariamente strutturate in un certo modo, che non contengono necessariamente dei dati duri, no? Dei numeri, delle informazioni, degli elenchi, ma contengono più in generale, no, informazioni. Appunto, pensate di essere nel campo del marketing, quindi si può applicare a quasi qualsiasi tipo di azienda e chiedervi, a seguito di una campagna pubblicitaria, qual è la reazione su internet dei vostri utenti, dei vostri potenziali clienti, del vostro potenziale mercato. Lì non c'è nessuno che vi dà un foglio Excel che dice quanti utenti sono contenti, quanti no, quanti ne farebbero meno, quanti hanno cominciato a odiarvi. O meglio, potete commissionare uno studio del genere, una società di sondaggi, e poi, che la quale poi vi dà, no, dei dati strutturati. E questi dati strutturati li potete caricare dentro il vostro sistema informativo, dentro il vostro CRM, e questo vi permette poi di valutare l'efficacia delle campagne. Ma di nuovo stiamo tornando a un sistema informativo specifico che gestisce un certo flusso. Ma più in generale, i documenti ci sono, la gente scrive, condivide, e io come faccio a raccogliere e gestire questa informazione che c'è?
sì, posso mettermi lì a leggerlo, ma come faccio a gestirlo in un sistema informativo? Quindi stiamo cercando di porci a un livello superiore. Non dico ancora capire ciò che la gente scrive, no, avere un sistema che capisca se la gente ne parla bene o ne parla male, questo sarebbe già, è uno se vogliamo, dei sottocasi, tra l'altro è più difficile. Ma perlomeno gestirlo, avere un sistema informativo che permette di gestire e raccogliere questi documenti, queste informazioni. Il più possibile, indipendentemente dal formato. Formato intendo come struttura editoriale, se è una tabella, se è un capitolo, se è, oppure anche come formato tecnico, come formato di file. È un video, un documento, un testo, una pagina web. No? Perché non interessa gestire, diciamo quasi come fossero scatole nere, no? Questi elementi di informazione, information items, traducendo. Allora, per far questo, noi non possiamo, e questo se vogliamo è il gradino principale, non possiamo fare affidamento sull'analizzare il contenuto della risorsa. Non sempre. Proprio perché non sappiamo bene che cosa ci sarà dentro. E se anche lo sapessimo non siamo in grado meccanicamente, no, con un algoritmo, di non sempre di capirlo. Perché non conosco a priori la sua struttura e il suo formato. Allora, facciamo un gradino in su e proviamo a pensare che la risorsa non solo esiste, ma è anche possibile descriverla. Così come un sistema informativo per la gestione della produzione non gestisce i bulloni, ma gestisce le informazioni sui bulloni, so quanti ne entrano, quanti ne escono. Qui facciamo la stessa cosa. Per gestire le informazioni, le risorse, i documenti, costruisce un sistema informativo che lavori con delle informazioni a proposito di questi documenti. Ossia, fornisce una descrizione di un documento così come fosse un bullone, poverino. Ma questo lo posso fare a questo punto riuscendo a avere un metodo di descrizione che sia indipendente in buona parte dalla natura specifica del documento. Così come il sistema informativo per la produzione, che siano bulloni, che siano dadi, che siano fogli di laminato, comunque non importa, lo gestisce nello stesso modo, le quantità, le operazioni che ci può fare sono buona parte le stesse. Quindi noi abbiamo, per schematizzare, una risorsa, che possiamo immaginarcela qualunque risorsa di quelle che abbiamo citato, e questa risorsa in qualche modo la imbustiamo, no? La incartiamo, con una descrizione. Quindi abbiamo un sistema informativo che la risorsa se la prende e se la salva, ma non necessariamente la guarda, ma non necessariamente ne usa il contenuto o ne deve necessariamente usare il contenuto per poterla gestire, ma nel momento in cui se la importa, se la salva, ne attribuisce una descrizione esterna che non fa parte del documento, è qualcosa intorno al documento, intorno alla risorsa. E sulle informazioni di questa descrizione, con queste informazioni il sistema informativo può lavorare. E queste informazioni sono ad esempio il titolo della risorsa, che è scritto dentro probabilmente, ma forse anche no. Se voi prendete un filmato di YouTube, il titolo non è scritto dentro il filmato, è scritto nella pagina web che lo contiene. Però un'informazione a proposito del filmato. Ma la mia risorsa è il filmato o la pagina che lo contiene? Boh, questo potremmo discuterlo, ma a un certo punto ciò che mi interessa è che ci sia quel titolo. E allora lo prendo e lo metto da parte. Devo estrarlo, devo conoscerlo. O qualcuno me lo dice, oppure ho un algoritmo che me lo estrae specificatamente da quella sorgente. L'autore, ad esempio, la data di creazione, sono tutte cose semplici. Sono i dati anagrafici, diciamo. Di che cosa parla? Ma molto spesso le risorse informative le classifichiamo magari per topics, per argomento o per parole chiave. E lo facciamo per permetterci più tardi di poterle ritrovare, reperire. Non sempre si riesce a fare una ricerca, diciamo così, full text all'interno del contenuto del documento. Sì, se è un documento testuale, sì. Se è un video, una registrazione audio, i motori, gli strumenti di ricerca, sarebbe tanto bello averli, no? Ma non ci sono. E quindi in qualche modo dobbiamo estrarre, esplicitare, no, l'argomento di cui parla la risorsa. E questo ovviamente è il tema principale, il tema più difficile, perché salvare un database, la data di creazione di una risorsa,
Ok, ma riuscire non tanto a salvare nel database le informazioni sul contenuto, un insieme di parole chiave, ma salvarle è facile. E decidere come organizzarle queste parole chiave. Chi le decide? Ciascuno se le inventa. Bisogna mettersi d'accordo. Come facciamo a evitare che ci siano dei sinonimi? E questo è il tema che affrontiamo oggi. Il tema principale, no? La parte più difficile. Vabbè, il livello di approfondimento. Un conto, a parità di tema, un conto è un articolo di giornale, un conto è un testo divulgativo, un conto invece è un testo specialistico. No? Quindi un'altra, se vogliamo, informazione a proposito della risorsa. Vabbè, valutazione esterna, informazioni di questo genere. Io qui le ho scritte in linguaggio naturale queste cose, ma queste informazioni chiaramente le possiamo... Dove andate? Rappresentare in modo formale, no? E chiamiamo, diamo un nome a queste informazioni, descrizioni a proposito di una risorsa, le chiamiamo, una parola che probabilmente conoscete già, metadati. Metadati sta per dati, informazioni, a proposito di altri dati. Quindi informazioni, per ora sono frasi, a proposito di una risorsa. E queste informazioni, se andiamo a vedere gli esempi che abbiamo fatto qua, ci convinciamo che li possiamo codificare, possiamo fare uno sforzo di semplificazione e standardizzazione, codificarli sotto forma di chiave valore, di una coppia chiave valore. Data uguale, parole chiave uguale, autore uguale, titolo uguale. Quindi noi abbiamo la pretesa di banalizzare la descrizione di un documento attraverso un elenco di coppie chiave valore, una mappa, no? Che per una certa serie di attributi, di metadati, attributi identificati da un nome, specifica un valore specifico, una stringa, un numero, una data, un elenco, un valore specifico per quegli attributi di quella risorsa. E su questo noi costruiremo il sistema informativo per manipolare queste risorse, che potrà ordinarle, ricercarle, salvarle, renderle disponibili, eccetera, grazie al fatto che, no, che grazie ai metadati che sono disponibili, che sono, essendo a questo punto schematizzati, strutturati, è possibile costruirci dei flussi operativi sopra, come in un normale, come fossero bulloni, che hanno il prezzo, il peso, il numero, il fornitore e delle proprietà ben definite in quanto oggetto fisico. Qui stiamo ricostruendo la stessa cosa, lo stesso modello, diamo delle proprietà che cerchiamo di definire il meglio possibile per poter gestire l'entità risorsa e in molti dei casi non dovremo quasi mai andare a guardare dentro, o meglio il sistema informativo dovrà guardare dentro il meno possibile, perché è difficile andare a guardare lì dentro, perché entri nel marasma delle possibilità di formato, di struttura, di lingua, italiano, inglese, francese, arabo. Mentre i metadati sembrano un modo promettente per poter gestire informazioni senza dover toccare. Al punto che in alcuni casi i veri sistemi informativi che gestiscono conoscenza, se vogliamo a un estremo ci sono i sistemi esperti cosiddetti, quasi la risorsa scompare, e quasi non esiste più, esiste solamente i metadati che a questo punto si arricchiscono notevolmente. Quindi ragiono su delle risorse che sono solamente ipotetiche ma non reali. Vado a portare fuori e a destrutturare le informazioni in modo da poterci ragionare sopra. Ma questo è solo uno dei punti d'arrivo possibili. Quindi noi abbiamo questo modello, un sistema informativo che gestisce conoscenza deve necessariamente avere le modalità per definire, per descrivere le risorse che sta trattando, che sta gestendo, oltre a prenderla, salvarla, reperirla, proteggerla, eccetera, deve descriverla attraverso una serie di metadati. Ovviamente, come sempre, una delle preoccupazioni che abbiamo non è solamente di fare le cose, ma di farle possibilmente in modo standard, no? Senza, in modo da poter permettere, no, l'interscambio di informazioni.
Allora, ci sono stati molti studi, molte proposte sulla standardizzazione, no, dei metadati. Innanzitutto servirebbe, no? Sarebbe auspicabile, un linguaggio comune per descrivere i metadati. Cioè, abbiamo detto che sono coppie, nome, valore a proposito di un certo soggetto, di una certa risorsa, alla fine come modello dati abbiamo queste frecce e ciascuna di queste frecce rappresentano, se vogliamo, una tripla di elementi. Soggetto di cui parlo, che è la risorsa, l'attributo che sto dando a questa risorsa, che è il titolo, e il valore di questo attributo. I metadati di fatto sono un elenco di triple di informazioni: soggetto di cui parlo, la risorsa di cui sto parlando, chiamiamolo il verbo, cioè la proprietà che sto descrivendo, ha il titolo, ha un autore, ha una data di creazione, questi sono espressi come proprietà, li posso anche esprimere come azioni, è un oggetto, un complemento oggetto se il verbo è transitivo, ma in generale un oggetto che è il contenuto a cui mi sto riferendo. E quindi di questo parlano i framework per la descrizione delle risorse. Esiste un framework che non so, non credo che in questo corso avremo modo di parlarne, molto famoso, che si chiama RDF, sta proprio per Resource Description Framework, framework per la descrizione delle risorse, che è alla base del Semantic Web. No? Semantic Web sicuramente l'avete già sentito nominare, quindi tutte le metodi di elaborazione semantica e quindi, diciamo, intelligente dell'informazione. Si basa tutto su una standardizzazione della modalità in cui si esprimono queste triple. Ed è un linguaggio fatto per gestire elenchi di triple, soggetto, predicato, oggetto. Ma poi, soggetto va bene, è la risorsa, è lui. Lo identifico in qualche modo, avrà un indirizzo web, avrà un ID di un database, mi va bene. Poi ho il verbo e l'oggetto. Il verbo sono i nomi dei campi. Allora, anche qui bisogna mettersi d'accordo. La data di creazione, il campo, no, che indica la data di creazione si chiama data, si chiama data di creazione, si chiama creation date, si chiama, inventiamocene altre tre, data 1, si chiama creazione, deve avere un nome, no, questa cosa. È sempre la stessa data di creazione, però se ci mettessimo d'accordo, magari una volta, no, su chiamare la data di creazione in un certo modo e tutti coloro che costruiscono sistemi di gestione della conoscenza aderissero a questo standard, sarebbe molto più semplice scambiarsi le informazioni. Se no io ho un sistema informativo che gestisce documenti, tu ne hai un altro, non si possono parlare per motivi banali, no? Perché il campo autore viene chiamato in due modi diversi, quindi poi devo impazzire per riuscire a rimappare gli attributi. Vabbè, significa semplicemente che deve esserci qualcuno che abbia sufficiente autorità o autorevolezza che dica si fa così. Ad esempio, forse lo vediamo tra un attimo in un esempio, l'autore non si chiama autore ma si chiama creator. È stato deciso che l'attributo per indicare l'autore è il creatore in realtà, anziché l'autore. Ma perché poi in realtà pensare a queste cose deve pensare anche, ma magari se la mia risorsa è un quadro, un'opera d'arte. E quindi, vabbè, qualcuno deve mettersi d'accordo e noi nel momento in cui creiamo, ci immaginiamo un sistema di gestione della conoscenza, cerchiamo di non partire da zero inventandoci le nostre cose, ma andare a vedere quelli che sono gli standard possibili. Così come il problema forse più complicato, o per alcuni versi più semplice e per altri più complicato, dipende dal tipo di metadato, è quello dell'oggetto. Allora, se l'oggetto è una data, cioè se il verbo, non il campo, è la data di creazione, l'oggetto sarà una data. Sappiamo tutti cos'è una data. Ci sono gli standard ISO che ti dicono come scrivere la data. Fine, il database viene memorizzato in un certo modo. Non c'è da discutere. Già l'autore, o il creator se vogliamo dirlo, è un po' meno chiaro. Cos'è l'autore? Voi andate a fare qualche ricerca su un database bibliografico, di articoli scientifici ad esempio. E ci sono molti editori che pubblicavano gli articoli in cui gli autori erano indicati come
iniziale punto cognome, non c'era il nome completo. Per cui con il crescere del numero di ricercatori le omonimie si sono moltiplicate. Allora ultimamente, ragionevolmente dico io, ma effettivamente gli articoli sono firmati con i nomi interi, nome per esteso, nome, cognome. Oh, però nome e cognome, a parte che continua a essere ambiguo, no? Per i famosi Mario Rossi, che ce ne sono tanti, ma comunque, e quindi come disambiguarlo se è di Tizio o se è di Caio? Ci posso mettere il DNA sotto della persona, che è l'unica cosa univoca? Non è banale, va bene, non è banale, no? E ogni database di fatto deve disambiguarsi le informazioni, perché il nome e cognome non è una cosa univoca. Gli do un ID, ma l'ID che do io non è lo stesso che da un'altra azienda che gestisce gli stessi dati. Non c'è un registro unico dei 7 miliardi di abitanti della Terra che attribuisce a ciascuno un numerino. Ce ne sono tanti, no? In Italia abbiamo il codice fiscale, negli Stati Uniti c'è il Social Security Number, un ID che ci viene appiccicato nel momento in cui nasciamo. Però io non vado a mettere il mio codice fiscale sugli articoli che pubblico. No? Sembrano banalità, no? Poi in realtà sono gli ostacoli che ti dicono, ma quanti... Adesso si parla tanto anche sui giornali adesso si parla di altre cose, ma non pensiamoci. Relativamente al mondo universitario si parla molto di valutazione della ricerca, no? Ah, la meritocrazia, tutte queste belle cose. E tutto passa dal valutare le persone, quanto pubblicano, quanta ricerca fanno. E tutto passa dall'avere un database in cui tu puoi dire quella persona, ma non uno che si chiama così, quella persona lì, che cosa ha pubblicato. E vabbè, chiusa la parentesi. Quindi cose che sembrano semplici, in realtà non lo sono. Devo mettermi d'accordo su come rappresentare, no? Informazioni, possibilmente facendo riferimento a oggetti, no? A codifiche degli oggetti che siano il più possibile univoci, se mi interessa chiaramente. E questo è l'esempio semplice, ma poi in realtà noi viviamo in Italia, quindi abbiamo una nozione molto semplificata di che cos'è un nome e un cognome, no? Provate un po' a immaginare le varie culture in cui ci sono molte culture in cui il cognome non esiste, no? Hanno un nome composto da due o più parole, due o più termini, ma non è identificabile un nome, un cognome, no? Pensate tutto ad esempio alla cultura latina in cui hai il doppio nome e il doppio cognome. Il doppio cognome lo usi una volta ogni tanto, perché in realtà il secondo non è così importante. Se ci pensiamo, è una banalità come scrivere il nome dell'autore, apre, cioè, una possibilità di complicazioni. Molti vostri colleghi, ad esempio cinesi, no? Che studiano qua al Politecnico, per loro non esiste questa nozione di nome e cognome. I nordici, no? Svezia, Islanda, cose di questo genere, non hanno un cognome, hanno il cosiddetto patronimico, cioè prendi il nome di battesimo il primo nome del padre e ci aggiungi son. Che molti si chiamano, Frankson, Stevenson, Richardson, sembrano cognomi, sono nel posto del cognome, ma non sono cognomi, sono il nome del padre con attaccato son. E quindi il loro figlio non si chiamerà con lo stesso, tra virgolette, cognome del padre. E sono, tra virgolette, semplici, se vogliamo, però che ci complicano il lavoro. No? Va bene. Questo ancora in un caso facile, il nome. Pensiamo al caso difficile, le parole chiave. Allora lì, pensate a dover ricercare una fotografia su Flickr o un video su YouTube. Eh sì, che chi l'ha caricato ci ha messo le parole chiave, però ha messo quello che pensava lui. Se tu lo ricerchi con la stessa parola che hai in mente tu, non è detto che sia stato taggato, no? Con lo stesso termine, con la stessa stringa di testo. Non c'è uno standard di riferimento, ma lì mi va bene. Tanto serve solo come intrattenimento. Ma se io poi devo gestire un documento, lo salvo e voglio magari essere in grado l'anno prossimo di ritrovarlo, e questo in realtà significa che l'ultimo punto è un sottocaso del precedente, qua, o in realtà dell'insieme dei precedenti, perché poi alla fine queste rappresentazioni mi servono per poter abilitare la gestione di questi documenti, tra cui come minimo la ricerca.
Poi dopo possiamo gestire il workflow, la produzione, la pubblicazione, ciò che vogliamo, ma come minimo se non sono in grado poi di ricercare ciò che ho classificato, non faccio nulla. Vabbè, adesso qui ci sono, come dicevo, affrontiamo i problemi uno per uno, no? Il verbo. Il verbo, il problema è quello di trovare, no? Una definizione che più o meno standardizzi. No, qui ci sono alcuni esempi, qui ho ripreso gli stessi termini che erano usati nelle slide precedenti e ho provato a scrivere sotto alcuni esempi di come questi campi vengono effettivamente chiamati andando a vedere, a sbirciare un po' applicazioni diverse. Sono sempre la stessa cosa ma si chiama in modo diverso. In realtà poi date, ancora in questo caso è più complicato perché dice date da solo non vuol dire nulla. In realtà la data può essere di creazione, di modifica, di ultima controllo, eccetera, e quindi in qualche modo non è sufficiente chiamarlo così, bisogna specificare meglio. Topic è uno, sono di più, è più di uno, topic, argomento, soggetto, sono tutti quasi sinonimi. Il livello di approfondimento è una cosa ancora più complicata perché qui noi siamo in un ambito educativo, quindi è più facile capirlo, no? Ma in generale in un'azienda quando parli di un documento qual è il suo livello, di cosa stai parlando? La complessità tecnica, la difficoltà del linguaggio, il fatto che contengano delle formule, non sono facili da definire, di che cosa stiamo parlando, proprio il significato di questo termine. E allora cosa si fa? Si di fatto ricorre, solito processo, no? Organizzativo, si ricorre a gruppi di lavoro, possibilmente interaziendali, quando si può, perché è un problema tutto sommato comune a tutti, per definire degli standard, i cosiddetti standard di metadati. In alcuni casi alcuni standard sono generici, generali, come ad esempio il famosissimo Dublin Core, Dublin perché a Dublino c'è la sede del partner principale di questo gruppo di lavoro, e poi ce ne sono molti altri invece che sono specifici di un certo dominio. Ad esempio l'IEEE ha definito uno standard per i metadati LOM, Learning Object Metadata, i metadati per descrivere il learning object, cioè i contenuti educativi, no? Contenuti di apprendimento. Ad esempio ci sono molti standard a livello biblioteconomico, cioè chi gestisce biblioteche, pubblicazioni, eccetera, anche lì hanno a che fare con dei contenuti molti, libri, articoli, riferimenti, eccetera, di cui hanno standardizzato quali sono i metadati. Qui stiamo standardizzando il nome, la colonna dei verbi, il nome delle etichette, non ancora il valore, non ancora il contenuto. Qui ci sono alcuni esempi di questi standard, alcune diciamo così, informazioni sintetiche, ma tanto per capire di cosa stiamo parlando, prendiamone uno, no? Il famoso Dublin Core, che è già arrivato alla versione 2 o 3, che definisce, c'era scritto prima, 15 elementi diversi. No? È stato pensato per definire delle categorie abbastanza, no, c'è scritto qua, abbastanza generali per descrivere la maggior parte delle risorse. Loro avevano in mente risorse pubblicate sul web, ma non necessariamente. No? E poi chiaramente su queste sono state definite delle estensioni. Quindi nel momento in cui uno va a descrivere un documento, i dati anagrafici principali del documento, anziché inventarsi come descriverli, sarebbe utile usare esattamente questi elementi, sono 15, questa è una tabella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e così via. No? Ogni cella rappresenta uno degli elementi. Il creatore, la data, un campo data, e poi in realtà sotto elenca i vari tipi di data, che possiamo, dando dei nomi specifici, le stringhe che identificano quel campo. No? La descrizione,
la descrizione può essere di due tipi, può essere l'abstract o table of contents e l'indice, può essere, appunto, c'è un campo audience che dice a chi è rivolta questo documento, il titolo, può essere un titolo principale e un sottotitolo o titolo alternativo o titolo breve, subject è l'oggetto di cui si parla, source è la fonte, language è il linguaggio in cui è stato scritto, no? Hanno definito, queste sono proprietà normali, no? Che vogliamo dare a ciascun tipo di documento, e queste semplicemente sono state standardizzate. Se andate a cercare il sito di Dublin Core le trovate definite, e quindi adesso questo è raramente e difficilmente leggibile come immagine, ma è un esempio di descrizione, no, di un articolo pubblicato in una certa rivista, in cui qui c'è un identificativo che rappresenta l'articolo, che è dato sotto forma di indirizzo web a cui l'articolo è stato pubblicato. E poi ci sono tutti i vari metadati, title, secondo DC due punti title, sta a indicare il title secondo il vocabolario definito da Dublin Core. DC due punti type è il type definito dal Dublin Core. Description, subject, creator, eccetera. Dove alcuni campi, alcuni di questi metadati sono, in realtà, puntano a risorse testuali, a blocchi di testo, alcune puntano a dati strutturati, come ad esempio il type e text.article hanno definito un elenco di tipi, no? In questo caso è una stringa, no, definita da un elenco, tra un elenco. Invece creator è la persona, no? L'autore, come nome e cognome. In realtà poi ci sono altri metadati che sono, non sono semplicemente del testo, ma sono dei riferimenti ad altre risorse. Ad esempio questo dice che questo articolo è in relazione con questo, che è l'identificativo della rivista che l'ha pubblicato. Cioè, dove è stato pubblicato? In questa rivista. Allora, in realtà questo è un modo, diciamo così, indiretto per dire: questo articolo è in relazione con questa rivista, il cui indirizzo, il cui identificativo è questo, e il tipo di relazione con cui sono è in relazione is part of. Cioè, questo è parte di quello. È un articolo che è stato pubblicato come una parte di quello. Perché non c'è nel Dublin Core un campo diretto che dica pubblicato dove. Ma c'è un campo generico che dice la relazione, e questa relazione, una delle possibili relazioni, è is part of, quindi devo specificare che è in relazione di tipo parte of con un'altra risorsa. Quindi vabbè, è un lavoro noioso, no? Ma è un lavoro standard, no? Ci permette, data una risorsa, usando questi verbi, no? Di descrivere gli attributi della risorsa stessa. In questo esempio si fa vedere che il problema della ambiguità in molti casi è stato risolto facendo riferimento agli indirizzi web. L'indirizzo web, noi abbiamo, da quando è stato inventato il web, già un metodo per creare dei nomi unici, no? Una pagina web univocamente determinata, cioè il suo indirizzo, quello è. E quindi molte di queste tecniche di rappresentazione dei metadati dicono: ma anziché inventarsi un altro nuovo, diverso modo di rappresentare dei nomi univoci, degli identificatori univoci, usiamo la sintassi del web. Allora, quando quella risorsa è già disponibile su internet, su web, allora è già naturale chiamarla, non dire risorsa 37, ma dire risorsa il cui indirizzo è questo. Dare il link. Il link diventa il nome, identifica la risorsa, il link a cui si trova. Ma non solo, io posso anche inventarmi dei link per risorse che non esistono, o che non esistono a quell'indirizzo, che non esistono in quello, possono inventarmeli. Non necessariamente quel link, quell'indirizzo deve portarmi a quel documento. Se lo scrivo in un browser mi dice not found. Ma uso la sintassi, e questa sintassi è stata pensata per il fatto che si basa sui nomi di dominio, ACUK, ad esempio readme.ac.uk, che il proprietario di quel nome di dominio può gestire i nomi di documenti al suo interno, quindi non c'è il rischio che io chiami nello stesso modo, con la stessa URL, un documento di qualcun altro, no? Perché io nel mio dominio ci scriverò polito.it
nella URL. E quindi basandoci su strumenti che già esistono, il nome e dominio che sono registrati ad un proprietario, ben definito, le URL che basandosi sui nomi di dominio permettono di identificare i documenti di proprietà di quel proprietario, il fatto che questi documenti a volte possono essere reperibili direttamente con un browser, a volte anche no, ma non importa, l'importante è che le URL siano diverse una dall'altra. Quindi quello di cui parlavamo prima, l'identificativo mondiale di tutte le risorse, di tutti gli articoli, di tutte le persone, c'è già in un certo senso, che sono gli indirizzi web, che usano la sintassi degli indirizzi web. Non è, come tutto nel web, non c'è un'autorità centrale che distribuisce questi nomi, ma c'è un meccanismo per far sì che ogni sottoautorità possa definire i propri senza rischiare di andare in conflitto. Ad esempio per gli articoli è facile, in realtà per gli articoli è stato definito anche, questa immagine era precedente, uno standard che si chiama DOI, Digital Object Identifier, che da qualche anno a questa parte ogni articolo, ogni libro che viene pubblicato ha anche questa stringa di testo che è un DOI, che dentro ha dei campi che fanno riferimento all'editore, e ciascun editore poi al suo interno l'ha codificato come vuole. Quindi ci sono questi sforzi per cercare di dire, quando creiamo nuove risorse di tipo informativo, appiccichiamoli un numeretto, una stringa, un identificativo unico, e così poi si può parlare più facilmente di quell'articolo, non dipendendo esclusivamente dai dati bibliografici, che sono l'autore e il titolo, essenzialmente, no? Ma questi sono ambigui. Quindi questo è un problema che si risolve abbastanza facilmente, pur passando da quell'attività noiosissima e costosissima e lentissima che è la standardizzazione, cioè passare attraverso i comitati di standardizzazione. Ma va bene, ormai per fortuna molti di questi standard ci sono, li possiamo usare, basta informarsi, basta scoprirli. I problemi invece principali che ci occuperanno invece per la maggior parte del tempo sono i valori, non è tanto il nome del campo. I valori, beh, questo era facile, questa è una data, dicevamo. Il titolo è una stringa e questi sono facili. L'autore tendenzialmente può essere una stringa in mancanza di un registro unico di tutte le persone, di tutti i possibili autori. Mi è capitato qualche anno fa un problema con la SIAE, no, in cui mi era arrivato a casa, io avevo tempo fa, prima che diciamo così, nascessero i PDF e la pubblicazione su internet, il che ha reso abbastanza inutile l'azione degli editori, avevo pubblicato dei libri didattici, una raccolta di slide e cose di questo genere, e quindi la SIAE ti fa arrivare, dopo qualche decennio, no? I diritti d'autore derivanti dalla vendita dei libri, ma soprattutto poi ultimamente dalle fotocopiature. Sapete che adesso legalmente potete andare in copisteria, non potete dire fotocopiami questo libro, ma fotocopiare una porzione pari al massimo, pari al 15%, e in qualche modo la copisteria deve tenere traccia di quali libri fotocopia, in modo che poi l'autore originario vengano ridistribuiti dei proventi. No, non stiamo parlando di milioni, ma neanche di migliaia, forse neanche di centinaia. Quindi tutto un grosso castello per niente. Ma a parte questo, la SIAE, che in teoria sono quelle che ti rilascia il bollino, voi aprite il libro, c'è il bollino SIAE sulla prima pagina, quello è un numero univoco, non sa chi sono gli autori. Nel senso che mi è arrivato un prospetto dicendo, a noi sembra che questi libri qua siano tuoi, no? Va bene. Se ci sono degli errori, diccelo. C'erano due libri che non erano miei, in realtà addirittura ho venduto più del mio, però sono stato zitto. Poi non è più arrivato niente, si vede che. Piccola ambiguità, no? Ma siamo a livello nazionale, siamo l'ente che dovrebbe gestire quello, poi, anche perché, se vogliamo, c'è un baco di fondo che, giustamente, per pubblicare qualcosa non devi essere necessariamente iscritto alla SIAE. Il diritto d'autore è un diritto naturale, non è un diritto che ti può dare un ente, dice allora tu sei l'autore. Cioè, sono autore nel momento stesso in cui faccio questo segno sulla lavagna, io sono autore di quello e provate a copiarlo che vi faccio causa, no? La legge dice così.
E però nel momento in cui poi lo traslo in un sistema informativo, nascono i problemi appunto di ambiguità. Anche in ambito ristretto, anche in ambito molto specifico. Cioè, pubblicazione a stampa non sono miliardi al giorno, no? Comunque. Quindi questo l'avevamo già apprezzato. Il problema principale di questo campo autore è la non ambiguità. E poi il fatto che ci siano alcuni campi che sono, se vogliamo, più liberi, no? Più versatili, più aperti. Beh, adesso il campo della qualità, noi siamo abituati, no? Usando i siti del web sociale, di avere le stellette, no? Quando hai un articolo, quando hai un link, quando hai una risorsa, mi piace, non mi piace, una stelletta, due stellette, tre stellette, e credo nella maggior parte dei casi ci sia una scala di valutazione da 1 a 5. Più o meno, anche fai mi piace o non mi piace, ma poi alla fine o lo mappano da 0 a 100 o lo mappano da 1 a 5. Non mi pare di avere in mente esempi diversi in cui la scala sia da 1 a 3. Però c'è una scala. Scale che in qualche modo possono essere ricondotte l'una all'altra pur di dichiararle, no? Quindi questo è relativamente facile, anche se bisogna mettersi d'accordo su quale. Non necessariamente mettersi d'accordo, ma perlomeno sapere qual è la scala con cui è stato rappresentato un documento. Se quel documento mi dice 4, è 4 su 100 o 4 su 5? Ma in altri casi, ad esempio il livello di approfondimento, è un campo di testo libero, ci scrivo ciò che voglio? Ci posso scrivere qualsiasi persona interessata all'argomento? Oppure definiamo da qualche parte, qualcuno definisce un elenco di livelli possibili e io mi devo mappare su uno di quelli, e se non c'è quello che mi piace, mi arrangio e scelgo il meno peggio? No, stiamo parlando di campi di testo libero o campi di testo vincolato a un elenco di valori possibili? Questa è la domanda. Possiamo immaginare pro e contro in entrambe le soluzioni. Un elenco di campi di valori possibili, se definisce qualcuno, non è detto che vadano bene a me. Però è anche vero che se mi adatto quei valori lì è più facile interoperare con altri sistemi. Più facile trovare, importare risorse, perché saranno probabilmente classificate secondo le stesse criteri. Però magari sono criteri troppo vaghi e non vanno bene nel mio campo specifico. Ho bisogno di più. E per poi esagerare, ad esempio nel campo delle parole chiave, no? Perché poi questo è il punto d'arrivo, che è il più complicato di tutti, che riassume quelli precedenti. Un elenco di termini, che non sono necessariamente parole, perché ad esempio qua c'è una parola chiave che è computer science, in realtà sono due parole, quindi un termine chiave possiamo chiamarlo, non perché non parola chiave, perché computer science è una keyword unica, anche se fatta di due words diverse. E anche qui una più di una, e quali, scelte da quale elenco, sono libere? Metadata si scrive tutto attaccato o si scrive meta spazio data? Si scrive in tutti e due i modi in realtà. Ma magari quando lo scrivo come keyword sarebbe bello mettersi d'accordo anche qua, avere. Allora qui c'è tutto il campo di, un campo molto vasto, no? Di come rappresentare i metadati che fanno riferimento al contenuto. Dicono qualcosa finalmente del contenuto. Il titolo è il titolo, l'autore è l'autore, la data è la data, va bene, sono informazioni che io prima ho chiamato anagrafiche. No? Ti dicono dove abiti, quando sei nato, come ti chiami, e va bene. Ma non ti dicono che cosa fai, che cosa pensi, che cosa dici. Parole chiave, a livello di approfondimento, invece ti dicono qualcosa sul contenuto. No? Quindi la rappresentazione del contenuto, i metadati che parlano del contenuto. E questa è la parte complicata. La cosa più semplice, uno può dire, ma facciamo un elenco di valori possibili per ciascun campo. E scopriamo invece, scopriremo insieme, che non è così facile definire un elenco di valori possibili. Qui ci sono alcuni esempi, tratti ad esempio dal Learning Object Metadata dell'IEEE, che definisce il dizionario dei possibili campi, e per alcuni di questi campi ne dà alcuni esempi di valore. Adesso qua non entriamo nel dettaglio di tutti, però ad esempio title è più facile perché dice è una stringa, fine, scrivici quello vuoi. Language
in che lingua è scritto, l'IEEE ti dice, va bene, il tag si chiama language, che tra l'altro è compatibile col nome che ne dà il Dublin Core, quindi questi dell'IEEE non se lo sono inventati in modo incompatibile, hanno riusato ove possibile gli elementi del Dublin Core, ma in più ti dicono quali sono i valori possibili. È una stringa di caratteri, ma questa stringa deve essere, no, value space. Qual è l'insieme, lo spazio, l'universo dei valori possibili? È quello dei codici di lingua definiti dall'ISO 639-1988, dice lui, e più le estensioni successive. Quindi non è una stringa qualsiasi il linguaggio, non posso scrivere aperte virgolette italiano, sgrammaticato, chiuse le virgolette. No? Devo scrivere it, ad esempio, o it-it, per indicare l'italiano parlato in Italia. No? C'è una norma ISO che dice come si scrivono queste cose. Allora, quando ci sono altre norme è facile vincolare, no? Per fortuna i linguaggi sono codificati e ci sono degli elenchi a cui fare già riferimento, questo è facile, no? Role, ad esempio il ruolo, quando io ho un articolo il ruolo può essere quello di autore, revisore, creatore, approvatore, no? Pensate ai documenti in azienda, e qui c'è, dice, va bene, questo tipo di dato, il ruolo, non è una stringa. È un vocabolario, lui dice, cioè è uno di questi termini, autore, publisher, l'editore, non so, unknown, e vabbè. Initiator è colui che ha iniziato la prima versione, terminator è colui che ha chiuso come l'ultima versione, validator è colui che l'ha approvato, l'editor è, in italiano si chiama il curatore dell'opera, graphical designer, technical implementer e così via. Questi dai IEEE hanno definito che il campo ruolo deve avere uno di questi valori. È un elenco, ci piace, non ci piace, è lì. Se lo vogliamo usare, siamo sicuri di usare un termine in una definizione, poi in realtà non c'è solo questa tabella, ci sono poi dei documenti che spiegano poi il significato di ciascuna di queste paroline. E la usiamo in modo standard. Non c'è tutto, forse. Ad esempio, se pensiamo, questi erano learning objects, però se pensiamo anche al learning moderno, in cui magari una risorsa la metti su web, manca il commento, no? La persona che ha scritto un commento. Se l'hanno fatto sta roba non esisteva ancora l'interazione sociale, non ci hanno pensato. Vabbè. Non si può aver tutto, chiaramente. E così via, no? E poi c'è il. Vediamo un po' allora, visto che hanno risolto brillantemente tanti altri problemi, ad esempio quello della lingua facendo riferimento alla norma ISO, quello del ruolo dei vari contributor, no, delle persone che hanno contribuito a un'opera, facendo riferimento, creandosi, inventandosi un elenco chiuso di possibilità, cosa hanno fatto, cosa hanno detto per le keyword? Niente. No? Hanno detto, beh, libero, campo libero, non ci impegniamo. Alziamo le braccia. Quindi non hanno risolto questo problema. Il problema quindi ce lo dobbiamo risolvere noi a livello applicativo. E per fortuna la soluzione c'è, anzi ce n'è più di una. E quindi qui entriamo nel campo della come si rappresenta, no? La conoscenza. Quindi tutti questi metadati, mettiamo da parte quelli facili, quelli che si possono risolvere dicendo questa è una data, questo è un numero, quelli che si possono risolvere dicendo fai riferimento a questo standard, e rimaniamo, teniamoci in mano le patate bollenti che sono i metadati che parlano del contenuto. Quindi le parole chiave, ad esempio, no? per pensare a qualcosa di concreto. E quindi in qualche modo dobbiamo inventarci dei metodi, anche qua, cercando di inventare dei metodi che siano standardizzabili, quindi magari c'è già uno standard oppure no, ma perlomeno siano replicabili, no? Anche solo al mio interno, darmi uno standard interno, un meccanismo, un approccio di classificazione che non sia il Far West, per descrivere il significato di una risorsa o il dominio di cui parla quella risorsa. Cioè, di che cosa parla questa cosa? Ci abbiamo girato intorno. È un'ora che parliamo e siamo riusciti a dire che le risorse sono cose di cui non voglio guardare dentro, le descrivo intorno, ma non sono ancora capace a descrivere di che cosa parlano. Ho descritto tutto il resto.
tranne dire che cos'è sta roba. È la pubblicità di un nuovo tipo di bicicletta? Non so come dirlo. Abbiamo detto, non possiamo dipendere dall'analizzare il contenuto. È chiaro che se c'è un umano, gli dai il contenuto, gli dai l'articolo, gli metti davanti agli occhi, lui ti sa dire in mezzo secondo, grosso modo, di cosa parla. Ma poi questa informazione come la codifica? Come la mette? Questo è il problema che abbiamo adesso. Qui c'era un esempio di dei dati relativi al Dublin Core di un determinato articolo, fin qui va bene, e per capire di che cosa parla, normalmente noi, vedete, ci sono due campi nel Dublin Core, torno indietro, il titolo, l'autore non ci interessa quasi, no, per sapere di che cosa parla, però il titolo e il subject, che qui è stato indicato come insieme di parole chiave, ci danno qualche idea. Quindi il famoso umano a cui metto di fronte non l'articolo ma questo schemino, boh, forse si può fare, questo titolo è un titolo abbastanza ad effetto che in realtà non ci aiuta a capire di cosa sta parlando. Curare la crisi d'identità del web, di cosa sta parlando? E in questo caso ci sono delle parole chiave che forse ci spiegano un po' meglio. Ci fanno capire forse di che cosa parla l'articolo, no? Però di nuovo le parole chiave sono molto vaghe. Qui queste tabelle le ho prese da un articolo che studiava questo problema, dove hanno fatto una ricerca in un database bibliografico, no? Prendendo un articolo, che è quello che vi ho fatto vedere prima, prendendo una parola chiave di quell'articolo e vedendo quali altri articoli contenevano la stessa parola chiave, che nello specifico era topic maps. E quindi queste pubblicazioni, ristrette a questo intervallo di tempo, tutte queste pubblicazioni avevano questo argomento topic maps, indicato tra le loro parole chiave. E anche solo da una occhiata ai titoli uno capisce che sono probabilmente documenti molto diversi. No, alcuni, questo qua, ingegnere dei semantic web servers, c'entra abbastanza poco probabilmente con l'argomento del topic maps, è più un articolo più tecnico, più implementativo. Poi c'è questo famoso Curing the Web Identity Crisis, un sistema di navigazione, sono molto difformi tra di loro. Sì, forse in qualche modo se l'autore l'ha messo tra il keyword c'entreranno qualche cosa. In questo caso siamo fortunati perché questa keyword non è molto ambigua, no, vuol dire una certa cosa. Se la keyword fosse stata invece solamente maps, probabilmente ci sarebbe stato dentro di tutto, navigazione satellitare, le mappe in termini di cartine o altro. Quindi il problema delle parole chiave, che tutto sommato è lo strumento più usato, adesso noi le chiamiamo tags nell'applicazione di tipo sociale, ma alla fine sono sempre dei termini che gli autori definiscono per marcare in qualche modo una certa risorsa con dei termini che ne aiutino ad evocare il contenuto, il significato del contenuto. E il problema è che non c'è nessuna regola, non c'è l'autore. È interessante andarsi a vedere un po' di statistiche, no? Pensiamo ai tag di YouTube. Che un po' di tempo fa ce l'avevo lavorato, ci sono magari alcuni filmati che hanno 20 tag diversi, chi l'ha creato ne ha aggiunto 20 parole chiave, altri, la maggior parte invece ne ha 2, 3, 4, quindi c'è una distribuzione molto diversa, non c'è nessuna regola, ci sono moltissimi filmati in cui nei tag chi ha caricato il video ha ricopiato il titolo, quindi le parole del titolo sono state ricopiate come tags. Il tag più frequente nel database di YouTube è the, l'articolo inglese. No? Questo video è a proposito di the. No, perché alla fine queste cose qua le mettono dentro le persone. Se non c'è nessuna regola, le persone mettono dentro delle stringhe, non è detto che tutte le persone abbiano la competenza da bibliotecaio di mettere dei metadati, delle parole chiave studiate bene in modo che gli altri possano poi trovarle. Quindi
E questo è l'effetto, diciamo così, di un sistema non gestito. Ti permette di inserire le parole chiave, ma senza, non c'è nessuna regola condivisa con cui farlo. Finché si tratta di video su YouTube, poco male. Una delle prime 10 keyword era video. Che dici, ma perché mi metti come keyword video quando hai appena caricato un video? Un'altra era music, in questo caso era abbastanza importante perché distingueva in un certo senso i video musicali dalle altre cose. No? Oppure funny, divertente. Poi alla fine erano questi, magari riesco a scavare una tabellina con le frequenze che ho fatto un po' di anni fa, ve la condivido perché è curiosa. Vabbè, a parte quello che è un epifenomeno, cioè una cosa che si vede a posteriori come gli utenti lo usano. Noi in realtà cerchiamo sempre di tornare nelle nostre scarpe enterprise, no? Di costruire un sistema informativo. Allora, ci sono dei metodi per creare delle classificazioni basate sul contenuto? Questa è la domanda che ci facciamo. Ci sono, sì, no? Questo è divertentissimo. È un vecchio autore che si chiama Borges, non so come pronunciarlo perché non so la nazionalità della persona, che ha scritto un articolo criticando un altro suo collega che proponeva di definire un linguaggio estremamente rigido con cui classificare tutto. E questo qua finge, no? Questo Borges, credo che si dica così perché mi pare sia spagnolo, finge di aver ritrovato in un antico manoscritto cinese il sistema di classificazione che lui chiama l'emporio celeste della conoscenza benevolente. E questo è l'elenco, il sistema di classificazione degli animali, no? Che lui finge appunto di aver ritrovato in questo antico manoscritto. E è una perla questo, no? Perché immaginiamo di aver classificato degli animali, questo qui dice, gli animali sono divisi in quelli che appartengono all'imperatore, quelli imbalsamati, quelli addestrati, questo non saprei come tradurlo, credo che siano gli animali, suckling non è l'atto del succhiare il latte, no? Se non sbaglio, quindi credo siano i maialini da latte, che è una categoria, le sirene, gli animali favolosi, i cani randagi, bellissima questa, gli animali che sono inclusi in questa classificazione, quelli che tremano come fossero pazzi, gli animali che sono in quantità innumerevoli, quelli che sono disegnati con un pennello fine come il crinio di un cammello, altro, e poi dopo altro ci sono ancora delle voci che sono quelli che hanno appena rotto un vaso di fiori e quelli che da una certa distanza sembrano una mosca, no? Che per carità, è un sistema di classificazione, ci fa sorridere ma ci fa anche riflettere su quelle che sono le proprietà che vorremmo che un sistema di classificazione possedesse, che sono esattamente il contrario di questo. Qui ci sono delle categorie che si sovrappongono in modo indecente. No? Le sirene sono esseri favolosi, quindi perché hanno due categorie diverse? Gli animali che appartengono all'imperatore in realtà è una categoria trasversale rispetto alle altre, non definisce il tipo di animale, definisce il proprietario degli animali. No? Poi la categoria altro va sempre bene. Qui parla del proprietà di quelli che sono disegnati in un certo modo, quindi non tanto l'animale, ma che cosa è stato fatto di questo animale. No? Sono tutte, in ciascuna di queste frasi, in realtà, per quello che ho studiato bene, ha senso. Nel senso che è un possibile modo di vedere la classificazione. Il problema è che nello stesso elenco ho messo frasi che partono da punti di vista molto diversi. Quello del proprietario, quello della rappresentazione grafica, quello dell'esistenza reale o meno, no? Quello dell'aspetto da una certa distanza, quello delle azioni che fanno, eccetera.
Questo è il problema, vogliamo prendere cose di questo genere che è invece dargli un ordine, trovare un elenco di cui chi lo legge non abbia i dubbi, no, che abbiamo noi se dovessimo prendere un gattino e metterlo in una di queste categorie. Allora, per far questo, a parte appunto il saggio simpatico di Borges, ci sono molte tecniche e molte di queste derivano dalla scienza biblioteconomica. Questo problema, prima che ce lo ponessimo noi come ICT, come informatici, se lo sono posti da secoli i bibliotecari, e dove il problema della classificazione era molto più serio. Tu avevi 10.000 libri, 10.000 volumi, e li dovevi mettere sugli scaffali in un qualche ordine. E poi magari compilare degli elenchi, pensiamo che si faceva a mano, degli elenchi attraverso cui il bibliotecario potesse facilmente reperire l'informazione. Ma molto spesso, e questo è un mestiere che un pochino sta scomparendo, non solo ti andava a prendere il libro tal dei tali di cui tu gli dai già il codice, come quando andate in biblioteca, vi cercate voi il titolo, questo libro più o meno vi piace, andate, date il fogliettino col codice all'impiegata che poi va a attivare il carrello e ve lo prende. Allora quello può essere messo dovunque, tanto la parte difficile che è la ricerca l'avete fatta voi. L'importante è che sia messo nello scaffale giusto col codicillo. Il problema è che queste persone dovevano rivolgersi, non esistevano i terminali con cui fare ricerca, arrivava un cliente, diceva, un utente, diceva: io vorrei un libro che parli di questo argomento, e ne parli in questo modo, o che citi o che critichi le opere del tal del tali. Questo qui, il lavoro bibliotecario è quello di aiutare l'utente a trovare possibili testi, no, che parlassero di quegli argomenti, quindi content based. E quindi si sono inventati nei secoli dei sistemi di classificazione, molto più rigidi di quanto non abbiamo noi adesso, perché la biblioteca ha un vincolo, che il libro è un oggetto fisico, e in quanto oggetto fisico può essere in un posto solo. E quindi la classificazione doveva essere fatta sulla base di un criterio, perché poi sulla base di quel criterio decidi se lo metti nello scaffale 1 o nello scaffale 5. E non puoi dire: ma sì, tutti e due, da punti di vista diversi. Invece noi adesso lo possiamo fare, possiamo avere anche una classificazione multipla, perché l'oggetto che stiamo classificando è un oggetto virtuale, anzi sono informazioni a proposito di quell'oggetto. Però ciò non toglie che usiamo, riusiamo una o alcune o un insieme, no, di queste tecniche di classificazione della conoscenza che sono state sviluppate nel campo delle biblioteche. E qui ho provato a elencarli grosso modo in ordine di complessità crescente. Proviamo a fare una rapida carrellata, poi appunto non dobbiamo diventare esperti in questo. Il livello di classificazione più semplice, quindi ricordiamoci l'obiettivo: definire un modo di specificare dei metadati di una risorsa documentale che ne esprimano il suo contenuto, che ci permettono di capire o di rappresentare di che cosa parla quella risorsa. Banalizzando, come scrivo le parole chiave. Il modo più semplice è un elenco chiuso di parole, no? Per il nome di vocabolario controllato. Cioè tu puoi mettere le parole chiave che vuoi purché appartengono a questo elenco. Definiamo una volta per tutte qual è l'elenco dei termini chiave che puoi usare, usa solo quelli. Per cui in qualche modo io ho una lista, una tendina, un elenco di parole chiave possibili che devo usare. Qualcuno le ha decise. Non posso mettere i tag che voglio. Devo scegliere tra quelli che sono stati predefiniti. Un vocabolario controllato. È il metodo più semplice. Sono parole sparse, scorrelate, che qualcuno ha deciso. Queste sì, quelle no. Quali problemi mi risolve un vocabolario controllato? Ma mi risolve già molte delle ambiguità che derivano dal linguaggio naturale. Ad esempio, se ho un termine che si può chiamare in due modi diversi, l'autore e il creatore, pensiamo,
E beh, chi ha fatto il vocabolario controllato ne avrà messa una sola delle due di queste parole, quindi non c'è il rischio che alcuni dei miei utenti lo classifichino in un certo modo e altri di questi utenti lo classifichino in un modo diverso. No? Questi sono ad esempio i principali problemi, no, che nascono dall'uso della lingua comune, italiano, inglese, quello che volete, nella classificazione. Quando noi classifichiamo una risorsa cerchiamo di definirne il contenuto, il significato del contenuto. Ma usiamo una parola, e la parola può avere più di un significato, oppure questo stesso significato può essere espresso attraverso parole diverse, no? Ho dei problemi, qui sono stati classificati, problemi di omonimia, cioè sono parole che sono la stessa parola con significati diversi. Omonimo noi lo usiamo specialmente per le persone, no? Un omonimo è uno che si chiama come me, ma chiaramente è una persona diversa. Qui si parla di una parola che ha più di un significato. È normale che una parola abbia più di un significato. Quasi tutte le parole, aprite il dizionario, hanno 3, 4, 5 significati. Allora, semplicemente quando costruiamo un vocabolario controllato, quando scegliamo una parola, deve essere chiaro a chi usa quella parola qual è il significato tra i 5 possibili che quella parola assume nel momento in cui tu la scegli per classificare quel documento. Magari a volte è implicito nel contesto, ma chi sceglie il vocabolario questo ragionamento lo deve fare. E tra due parole diverse, se ce n'è una che ha meno significati, che ha meno omonimi, sarebbe meglio scegliere quest'altra. Quindi una scelta oculata per ridurre il problema dell'omonimia. In realtà l'omografia è un sottocaso che noi non apprezziamo tanto in italiano, anzi non apprezziamo per nulla in italiano, perché in italiano una determinata parola si può pronunciare in un modo solo, no? Visto la parola scritta so come si pronuncia e viceversa, mentre invece in molte lingue la versione scritta e la versione orale della stessa parola sono disaccoppiate. Quindi pensate alle le regole di pronuncia dell'inglese, in cui ci sono tante parole che se la vedi scritta e non conosci la parola non sai come pronunciare la I, come pronunciare la A, come pronunciare la E. Ci sono alcune regole generali ma non sono applicabili sempre. E quindi loro hanno questi problemi in più, ma non solo gli inglesi, no? Di parole che magari si scrivono nello stesso modo ma si pronunciano in modo diverso, e in realtà quando pronunci in modo diverso ha dei significati diversi. Questo è ancora più complicato perché nella lingua scritta non lo vedi questo, non appartiene. Quindi queste altre due categorie in italiano non esistono. Omofoni, cioè parole che si pronunciano nello stesso modo ma si scrivono in modo diverso, o che si scrivono nello stesso modo e si pronunciano in modo diverso. E questo ne cambia il significato, perché se il significato non cambiasse sarebbero solo, se vogliamo, varianti orali, no? Parole che un accento la pronunci in un modo diverso, ma se il significato fosse lo stesso va bene, o varianti, no, lessicali. In realtà e poi ci sono parole che in realtà possono avere significati differenti ma correlati tra di loro, no? Oppure sinonimi, che sono parole, che è contrario, no? Parole differenti che hanno lo stesso significato. Allora, il vocabolario controllato ci permette praticamente di affrontare, qui ci sono alcuni esempi, ma oggi non abbiamo, ecco, vedete un esempio di omografo, una parola, questo che può essere plurale sia di ascia che di asse, si scrive nello stesso modo, ma a seconda di chi è il plurale ha un significato diverso. Qui sono alcuni esempi che ci fanno capire queste definizioni. Sono tutti problemi che, costruendo bene un vocabolario controllato, riusciamo a risolvere, riusciamo a superare. Quindi in qualche modo riusciamo non a risolvere, ma a ignorare, o perlomeno nascondere, le complessità della lingua parlata. Il fatto che le parole e i significati sono due cose diverse. Ogni volta che usiamo una parola per esprimere un significato, il famoso omino che la legge, la interpreta nel suo contesto. Il sistema informativo il contesto non ce l'ha, o se ce l'ha non riesce a capirlo, e quindi dobbiamo noi evitargli, no, interpretazioni sbagliate. Questo è il punto di base. Su questi vocabolari controllati si costruiscono delle strutture di rappresentazione più complesse, di cui ci occuperemo la prossima volta, per tener conto anche delle sfumature dei significati. Un vocabolario controllato va bene su 10 termini, se comincio ad averne 50-100 cominciano a nascere delle relazioni tra questi termini, non è più così semplice costruire un elenco.
E allora la prossima volta vedremo come costruire dei castelli sopra questo vocabolario controllato. Oggi abbiamo finito. Grazie.